Come vive, diciamo, il passaggio di questa strada? Transito la mattina presto, quindi è abbastanza vivibile, ma nelle ore di punta è dura. E dal punto di vista della pericolosità? È tutto correlato, anche perché qui marciapiedi pochi, quindi cioè per il traffico che c'è non è più una strada, diciamo, con delle norme di sicurezza accettabili. Le condizioni sono buone, l'hanno asfaltata ora, guarda. Successi due incidenti mortali proprio recenti. Vabbè, quello non dipende sicuramente dalle strade. L'attenzione, lo stare bene o stare male, non può succedere. Da motociclista che voto dà alla viabilità retina? Ma 6,5, 7. Le curve, tutte queste cose qui, ci sono da tutte le parti. Se uno rispettasse certe regole, chiaramente che gli incidenti ne succederebbe meno. Qualcosa, visto che hanno fatto là a Policiano, lì dei tratti, l'hanno fatti, però insomma ancora c'è tanto da fare. È ormai nota la pericolosità della strada statale 71, la Umbro-Casentinese. Solamente pochi giorni fa sul tratto ha perso la vita un centauro e lunedì scorso un ragazzo di 13 anni è stato investito mentre era in sella la sua bicicletta. Il giovanissimo ricoverato al Meyer sta ancora lottando tra la vita e la morte. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il responsabile del servizio viabilità della provincia di Arezzo. È sì di grande comunicazione, ma una strada che collega centri abitati nella vita quotidiana con tutti quei pericoli e quei rischi che derivano da una strada di quartiere, attraversamenti pedonali, la presenza dei bambini, la presenza delle scuole, le strisce pedonali. Comunque nella 71 ci stiamo lavorando nelle varianti che sono in questo momento in esecuzione, anche se in questo momento sono ferme, ma ci stiamo lavorando anche con la manutenzione. Abbiamo in questo momento, stiamo facendo degli asfalti, diciamo, di ultima generazione, fonoassorbenti in alcuni centri abitati del Casentino. Le varianti sono una soluzione perché ridurrebbero di molto l'incidentalità dovuta proprio alla presenza di molte persone che si trovano lì per fare la vita quotidiana di tutti i giorni. Però non sono, diciamo, la panacea. La soluzione migliore è quella di fare prevenzione. Ne abbiamo riscontrato vedendo che negli ultimi anni in un target di età che va dai 14 ai 28 anni gli incidenti per questa fascia di età sono diminuiti di molto.